questa qui. Che cazzo? Cosa sta succedendo? No, non sparare. Lascialo. No. Che stronza. Ucciderò giù. Ma più avanti, ovviamente. Che colpi di scena che ha comunque. Sembra molto curata la storia, molto, ma molto curata. Mio marito. Forza, deve esserci uno sblocco. Avanti, avanti, avanti. Dio mio. Troverò i colpevoli e riporterò a casa Sean. È una Hanno promessa. ucciso. Infatti, lo prometto anch'io. Non sei solo te a prometterlo, Noel. Io e te. L'abbiamo promesso. Vediamo se gli altri stanno bene. Perché non si apre? Ah, cavolo. Ma varia. Vabbè, cavolo, sono stato ghiacciato. Ma perché c'è un stilago ogni tanto? Non è normale. Vabbè. Cos'è? Vediamo se si può raccogliere. Così si abbassa. Vabbè, continuiamo. Sono passato al joystick, sì, alla tastiera e al mouse perché è molto più comodo. Col joystick vedevate prima tutti quei lag, non so io perché erano causati, da cosa erano causati. Quindi preferisco usare la tastiera, vabbè. Saranno più scomodi i comandi, ma non so cosa farci. Ok, così passa. Così tiro fuori i pugni, così mi abbasso. Ok, fino ad ora tutto chiaro. Ah sì, devo vedere una cosa. Come si muove? Ah, colei, vabbè, niente di che, fino ad ora. Vabbè, passiamo avanti. Cazzo vite prendiamolo, chiave se andiamo. Prendiamola. Visto che hanno detto che il crafting è importante. È inaccessibile. Prima questo, allora. Bello. Non so perché si aumentavano tutti la grafica, oddio, scravaggio, perché si aumentavano tutti la grafica. Sembra molto, molto bella. Rispetto agli altri capitoli, ovviamente, vabbè. Non poteva peggiorare alla fine. Ma vediamo, denaro per bellico, è sempre utile, non pesa niente in teoria. C'è un dino. Prendiamo, è tutto, è dato alla fine al massimo il butto per terra, non è un problema. Vedo cosa mi serve, cosa non mi serve. Sigarette sono da vendere. Vediamo un'animazione per sedersi com'è. Vabbè, è carina. Dai. Bellissime sono le animazioni, vediamo il salto. Bellissimo.
migliorato anche i capelli che si muovono. Non potevamo farle meglio. Vabbè. Tutto arrugginito. Vabbè, sarà stata l'acqua, sì, data. Vabbè, dettagli. Anche i dettagli sono veramente belli, ma belli belli, cioè notare lo scotch, tutte queste cose qui. Beh, qua ci sono un po' di texture, è vero, un po' di texture sono veramente scarse, ma altre, cioè dettagli, questo qua, la spiegazione qua che va idraulica, tutte queste cose qua sono veramente belle. Il primo combattimento con i pugni. No, dai, faccio. Sì, cos'è? Vabbè. Forza sovraumana, Sconfiggi neanche. giganti. E poi è anche bello notare la voce dei personaggi mentre fanno cose così. Veramente bello, ma proprio bello. Ah sì, questo porno ha detto sì. Tosta pane, che cosa? Prendo tutto pane. Non so cosa ci faccio. Vabbè, lo prendo per sicurezza tanto. Bello. Voglio l'acqua. Bella, bella. Vabbè. Aspetta, ok. C'è nulla, non c'è nulla. Ok, proseguiamo. Non è che vengo colpito, dai. Ci passo di qua. Ah, che radiazione mi ha dato. Quando mi ha colpito mi ha dato radiazione. Anche sto qui, non lo sapevo. Hanno aggiunto. Oh, Dio. Vabbè, trattato il manutentore. Vediamo cosa che c'è. Nulla. Oh. Ah, con altre. Così paro. Vediamo i movimenti di combattimento. Ah sì, vabbè. Ah, c'è la. Ah, se io faccio il colpo potente, mi consuma i punti azione. Bello. Potrei giocare come la. Cioè, come Skyrim. Vabbè. Ah, il 30%, quindi non hanno una ricarica fissa. Variano in base alla salute. Ah, la forcina, il denaro plebeico, sento rumori di scarafaggi, cosa che non mi piace. Ma vabbè. Munizioni e pistola. Oh. Vediamo mirino. Vabbè. Quello era menu. Terminale. Ah, cavolo, da sto terminale ho capito che stavolta aveva il compito di verificare cosa succedeva alle persone in stato di criogenesi. E poi ho visto cosa è successo durante durante il mio periodo di criogenesi e ho capito che praticamente le cose sono pilate male perché il cibo mancava. E la gente ha provato a ribellarsi al soprintendente, il soprintendente ha deciso di. Cioè si è creata una specie di guerra interna e poi non c'era più scritto nulla, quindi non so cosa sia successo. E le bombe sono state sganciate il 20, 23 ottobre, un po' prima di Halloween. Cos'è successo qui? Dove sono tutti? Mi sa che sono morti. Da 10 mm. Quanto sono affezionato quest'arma? Ah, mirino cambia se bisogna interagire con qualcosa. Di munizioni, problemi non ce ne ho fino ad ora. Sono tantissime. Carina.
No. Tornerò a prenderti. Criola, la nostra arma. Molto. Leggendaria. Rara. Sento dei simpatici rumori di scarafaggi che adesso moriranno. Proviamo spav e accetta. Bello. Hanno aggiunto il colpo dell'arma. Bello. Utile. Chissà se avrà pure l'abilità di stordire. Ah, prendo la carne perché ho letto che se la carne la mettiamo sul fuoco diventa. Cioè le radici si tolgono e possono pure avere effetti benefici. Le carni di animale. Come quella di cane, ho letto che può togliere le radiazioni. Cioè. Eccole, ah, potrei anche fare un approccio furtivo. Ah, il dottore, signor dottore. Non me lo ricordo. Ah sì, è troppo divertente. Non è Non... rimasto nulla. Merda. Scarafaggio, ciao. Il P-Boy. Finalmente. Ho l'occasione di averlo tra le mie mani. In inglese. Vabbè. Andiamo. Ah, vabbè, no. I comandi non sono difficili. Posso anche non usare il mouse per dire. La vediamo la mappa. Sembra abbastanza. Cioè un po', dai, non posso dirlo così. Devo avere dei punti di riferimento per dirlo. Ho piccina, statistiche, bello. Vediamo quanto che peso nell'inventario. Vabbè, non pesa nulla sta roba. Vabbè, devo solo un po' abituarmi. Perché. I comandi sono, cioè i comandi del Pip-Boy sono un po' diversi rispetto agli altri capitoli. Vabbè. Tabella talenti. Le abilità sono veramente, ma veramente tante, tante, tante. Ui, sì. Signore dei sogni. Che era Mr. Sadman, mi sa. Qualcosa del genere. Cavolo, sono veramente tante le abilità. Vabbè, non sto qua a guardare adesso. Adesso giochiamo. Ma poi vediamo cosa c'è. Ordina preferiti. Oh, oh. Ma... Devo abituarmi con i comandi. Che... Sto facendo veramente pena. C'è qualcuno ancora vivo? Qualcuno è riuscito a uscire? Un'altra, dai. Non si sa mai. Due sono sempre meglio di nessuna. Vabbè.
Sono pronto per uscire. Questo momento è sempre il momento più epico, si può dire. Tutti i Fallout, è sempre il momento più epico. Un attimo, qui non sono andato. Devo rovinare questo momento epico andando qui sotto, vabbè. E non c'era nulla. Ho rovinato un momento epico come questo andando qui sotto, ma vabbè. Pazienza. Ed ecco, sono pronto ad affrontare le ardue sorprese che mi attendono nel mondo esterno. Penso di aver fatto tutto, completa e esci dal voto. Buon ritorno in superficie e grazie per aver scelto Voltec. Ah, belli sti caricamenti interessanti. Con l'immagine allo Skyrim. Ed ecco anche un altro momento epico. Il mondo esterno. Che sono drag stupende. Gigantesco. Ma dov'è che posso iniziare sto mondo? Veramente grande. Ah, vabbè. No, vediamo, sono sempre utili. Però Dixie. Vabbè, che muletto molto futuristico. Andiamo, dov'è che devo andare? Ah, l'indicatore non è che mi attirano molto, vabbè. Cram cram. Attenzione. Un tappo e sono ricco. Molto bello come personaggio, mi piace veramente. No, poveretti, quelli che aspettavo, mi dispiace. Non so se c'ha il... No, non ce l'ha, vabbè. Si è purificata? Mi sa di no. Invece sì. No, vabbè. Lui cura molto velocemente.
Ah, in base alla reazione della salute è diminuita. Infatti se noi nei punti salute guardiamo c'è una linea rossa pure. Oh, Sanctuary. E allora, ecco, adesso posso capire la mappa quanto è grande. Non si capisce ancora bene. Cioè, così sembra, non sembra tanto grande, ma vabbè. Speriamo che sia grande. Andiamo a casa. Cotsworth? Ehi! Oh mio Dio, non è possibile. Non sta succedendo davvero. Non sta succedendo? Di che sta parlando? Oh, ma lei ha un aspetto terribile. Forse il signore potrebbe offrirle uno di quegli abbracci che piacciono tanto a voi umani. A proposito, dov'è la sua dolce metà? Purtroppo è morto. È un posto migliore, mi sa. Posto migliore. Signora, queste cose che mi dice, queste terribili cose, io ritengo che le serva una distrazione. Sì, una distrazione per calmarsi. È da anni che non facciamo una bella attività di famiglia. Scacchi o magari la charada. Ah, Sean adora quel gioco. Il piccolo è con lei? No, Sean è stato capito. rapito. Lo troverò. Riavrò indietro mio figlio. È peggio di quanto pensassi. Soffre di paranoia da fame. Non mangiare correttamente per 200 anni può portare a questo, temo. 200 or 200 anni? Cosa? Stai dicendo che... In effetti un po' più di 210, signora, più o meno, considerata la rotazione della Terra e alcuni piccoli problemi con il mio vecchio cronometro. Ciò significa che è in ritardo per la cena di 2 secoli. Forse Oddio, potrei prepararle che un senso aperitivo. dell'umorismo. Deve essere terribilmente affamata. A volte la gente si rifiuterà di darti informazioni a tappi, puoi tentare di persuaderla per tenerli entrambi. Stai bene, quindi. Cotsworth, ti comporti in modo un po' strano. Ah. Che c'è? Signora, è stato terribile. 2 secoli senza nessuno con cui parlare, nessuno da servire. Ho trascorso i primi 10 anni a cercare di mantenere incerati i pavimenti, ma nulla salva il legno vinilico dalle particelle nucleari. Nulla! E non le dico! La futilità di spolverare una casa crollata! E la macchina! Come si può lucidare la ruggine? No, povero coso, vabbè, se stiamo Resta insieme. con me, amico. Concentrati. Temo di non sapere nulla, signora. Quando sono cadute le bombe, siete scappati tutti in fretta! Ero sicuro che lei e la sua famiglia foste... morti. Ho trovato questo No. monastero. Credo che il signore volesse regalarglielo. Una sorpresa. Ma poi, beh, è accaduto tutto. Grazie. Grazie, Cotsworth. Prego, ora basta deprimermi. Vogliamo cercare insieme nel quartiere? Potremmo trovare il signore e il piccolo Sean. Va bene. Fammi strada. Lieto di servirla, signora. Ah, sentiamo sto olonastro che sono interessato. Vabbè. No, come sento gli nostri dati, inventario. No, da dov'è che ci con... dati saranno, non so io. Statistiche, no. No, te la su radio. Questi suggerimenti sono veramente fastidiosi, ma vabbè. Pazienza. Ok, si sono tolti perché sennò impazzivo io.
Ah, ecco in varia. Ah, bello. Ah, lo facciamo lo stesso. Sei gentile, affettuosa e simpaticissima. Proprio così. E paziente. Molto paziente. Hai la pazienza di una santa, come diceva tua madre. Stare tutti insieme con Sean è stato un anno fantastico. Però sono convinto che il meglio debba ancora arrivare. Ci saranno cambiamenti. Grandi e piccoli. Io tornerò a lavorare da bravo cittadino. E tu dovrai rispolverare la tua laurea in legge. Tutto ciò che faremo, per quanto impegnativo, lo faremo per la nostra famiglia. Adesso saluta Sean. Ciao ciao. Sai dire ciao ciao? Ciao tesoro. Ti adoriamo. Mi manca, anche se non ne ho mai conosciuto, praticamente mi manca. Rilevo segni vitali ostili. No, Cosworth! Cosworth! Stai fermo là. Vuoi andare un attimo in... sì. Simpatico, lui va via da solo, ovviamente. E uccide per me, no? Per favore, stai fermo, Cosworth. Segui me e non andare per i cavoli tuoi. Che mi dà fastidio. Vabbè, vattene via allora. Non tornare più. Perché era lui? Vabbè. Vabbè, vattene via allora. Cioè, volevo vedere una cosa in casa mia, tu vai via. Vabbè, ci vado lo stesso, non mi importa nulla. Colazione, vabbè. Bottiglia di latte vuota, nulla. Per Mr. Andy, wow. Sembra una cosa rara. Lui si è andato per i cavoli miei, cosa ci posso fare? Sono un esploro. Lui deve aspettarmi, sono io il suo padrone. La sua padrona, per essere più precisi. Ma la pazienza, il mio letto, vabbè. Lo siamo, non c'era nulla, allora mi dispiace, non avevo ragione. Cos'è? Tosta pane, non mi serve un cavolo. Ah, vediamo l'animazione quando uno corre, salta. Bella. In animazioni sono veramente migliorati, ma tanto tanto. A parte c'è qualche lag, vabbè. John è là fuori, Cotsworth. Devo trovarlo. Che ne dice di Concord, signora? Ci sono parecchie persone lì. L'ultima volta che ci sono stato mi hanno soltanto punzecchiato un po' con dei bastoni prima che corressi a casa. Concord cos'è? C'è ancora qualcuno a Concord? Sì, anche se sono un po' malmessi. Ricorda la strada? Devi attraversare il ponticello a sud, fuori dal quartiere, e superare la stazione di Red Rocket. Io resterò qui a difendere il fronte interno. La bandiera americana, sempre utile. Può far risalire il morale dei cittadini americani. Vabbè, se non salta sta cosa qui, cioè, sarà una cosa normale. Cioè, non salta... Vabbè. Non lo salta. Vabbè. Pazienza. Cioè, ha dei caldi FPS, ma molto alti. E io posso permettermi di giocare più dell'ultra, anche se non c'è...
Uniforme da postino, vediamo. No, queste qua sono curiose. No, cosa ho visto per terra? No, pensavo fossero dei... Come si chiamano? Delle munizioni. Peccato che non lo erano. Vediamo. Mi sento tanto un postino. Sono un postino. Sono un postino. Sì. Vabbè. Belli. I vestiti mi piacciono tanto. Ecco, una cosa bella, cioè bella, per quelli che volevano un gioco duro, non è bella. Per me, che a me non piaceva tanto la riparazione, mi va bene. Perché praticamente adesso hanno tolto, che fortuna che ho trovato sta cassa, hanno tolto la riparazione degli oggetti. Tutti gli oggetti sono indistruttibili come Skyrim, secondo me è più comodo. Non bisogna stare dietro a raccogliere tutte le cose. Bene. Pistola, denaro, munizioni, munizioni, orologio. Vabbè. Ah, ma gli oggetti allora. Vari, vediamo. Materiali tipo. C'era l'orologio. Tipo gli oggetti possono tipo il martello punto tonda, il legno, l'acciaio. Vediamo se tipo faccio ispezione. Forte, bello. Belli, belli queste cose, non... Sono veramente carine. Vediamo dov'è Concord. Ah, col pulsante destro del mouse uno fa lo zoom. Vabbè. Dai, posizione indicatore qua, che qua c'è Dogmeat.